Siamo a Maisano di Valbrona, siamo alla 27esima edizione della Sagra della Trota e siamo con il presidente dei pescatori valbronesi della Valbrona, Bruno Vicini. Ecco, prima di tutto diciamo, ci sono ancora le trote nei fiumi della zona, nei corsi d'acqua? Sì, ci sono ancora poche, ma qualcuna c'è ancora. Noi nella nostra zona abbiamo qui la foce, che è quella dove c'è l'acquedotto, che è Rio Alaco, che è bella pulita. Poi abbiamo qui la valle di Caprante che scende giù verso il lago, non è che ce ne siano dentro, però c'è ancora. Poi abbiamo qui la valle del Moregallo, che è quella che dai corni, dove c'è il che scende giù di sotto dei corni e va a finire al lago. Quella lì è il massimo dei fiumi, secondo me è il più bello che abbiamo a Valbrona, anche se poca gente l'ha vista, perché per andare nella valle del Moregallo c'è da fare un certo tragitto non da ridere, e poi bisogna stare attenti perché è un po' pericoloso, ma se uno vuol vedere ancora qualcosa di bello deve andare in quella valle lì, perché te vedi che la non ci sono inquinamenti, la sabbia è bella bianca, una sabbia pulita, e qualche esemplare bello di fario c'è dentro ancora. 3 giorni di manifestazioni per questa Sagra della Trota, giunta, come ho già ricordato, alla 27esima edizione. Ricordiamo i momenti principali. Adesso io, per esempio, quest'anno sono un po' rammaricato, perché ci tengo a questa sagra, perché è 27 anni che la facciamo. Però ci è mancato ultimamente, nomino solo l'ultimo che ci è mancato, il Giovanni Frigerio, che era lui che teneva in piedi, e mi dispiace, sono un po' rammaricato, ma d'altronde cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti, e la gran fortuna che il figlio di Giovanni, Pietro, è entrato subito a far parte della società e riusciamo ancora a portare avanti la nostra sagra. Diciamo i momenti principali, vedo per esempio, mi casca un occhio, vabbè, ma sarà un momento complementare, non è principale, secondo concorso della Miss Trota. Eleggete anche una Miss Trota? Sì, praticamente ne avevamo fatto uno anche l'anno scorso, e per completare un po', diciamo, per l'opera, facciamo anche la Miss Trota. Solo che il problema è che le donne nella nostra zona non può vergogna farci vedere, a sfilare, che non c'è niente, c'è poi da sfilare, e poi la giuria premia primo, secondo, terzo, e tutti hanno un premio. Però vedo che c'è anche una pesca, ma la pesca in vasca.
pesca in vasca. Sì, perché noi praticamente qui così, via che la pesca per lo spazio anche, che l'abbiamo sempre fatta, abbiamo questa pesca in vasca dove i ragazzi si divertono, i ragazzini, perché noi, vede, è già qualche anno che la nostra società dei pescatori, a parte qualche gara che facciamo anche noi, però ci teniamo di più a invogliare i ragazzi a fare le garette. Difatti anche quest'anno ne abbiamo fatte tre, perché abbiamo qui, adesso noi non lo vediamo, beh, un piccolo laghetto che, sperando che l'amministrazione comunale intervenga, allargarlo un pelino, perché abbiamo visto che l'ultima gara c'erano 40 ragazzini che hanno fatto la gara. Oltre ai ragazzini, anche i genitori vogliono, difatti i genitori portano volentieri i ragazzini a fare quella gara qui, che il nostro amico Guiglioni ci riprende sempre. Ma continua a riprendere. Le garette lì ci riprende, ci tiene anche lui. E anche io sono più contento di vedere una garetta dei ragazzi che andarla a farla io, ecco. Vicini, come sempre in queste sagre dove si ricorda la trota, la fauna, la flora, il nostro paesaggio, i corsi d'acqua, la necessità di mantenere lontano dall'inquinamento, dai corsi d'acqua, anche dalla Valbrona, si accompagna sempre, dicevo, in questo programma della sagra anche la tavola, la buona tavola, la buona cucina, le specialità gastronomiche. Ce n'è qualcuna anche in questi tre giorni di Valbrona? Sì, noi diciamo abbiamo sempre fatto il pesce di lago. Pesce di lago perché è d'acqua dolce, a parte la sagra della trota, però oltre alla trota c'è della gente che magari la trota non gli piace, e allora facciamo alborelle, facciamo lavarelli alla griglia, facciamo agoni e il solito missortino, che secondo me, forse perché a me piace di più, è uno dei migliori pesci che c'è di lago. Il famoso risotto con i filetti di pesce persico, no, noi, perché e no? E non riusciamo a farlo perché sono già tante le cose. Ma perché quindi, ormai è difficile trovare anche il persico, no? No, ma per quello ce ne sono meno, ma si riesce. Però vede, la cucina dopo bisogna aumentarla e siamo un po' in difficoltà per la cucina a farlo. Non è che non l'abbiamo mai inserito. Facciamo sempre, per esempio, facciamo il pesce in tutte le maniere, ma pesce solo di lago. Solo di là. Avevamo provato un anno a fare anche il pesce di mare, l'insalata di mare. Però abbiamo visto che dopo la buona parte della gente qui nella nostra zona preferisce il pesce di lago. Quindi, Vicini, abbiamo ricordato prima la necessità di tenere lontano dai corsi d'acqua l'inquinamento per le trote, per il patrimonio ittico in generale, ma un pericolo è anche rappresentato dai fenicotteri, dall'airone cenerino, che è un bellissimo volatile, maestoso nel volo, nel piumaggio e tutto, però è dannoso per i pesci, è vero? È un fastidio, praticamente noi prima avevamo più trote anche dentro nelle valli piccoline dove la trota diciamo si produceva. Adesso con la storia, come ha detto lei benissimo, dei fenicotteri e degli aironi, perché qui da noi il più pericoloso è l'airone cenerino. Non sta via, quando ne arriva uno che trova, basta, è una distruzione. Rincresce per i cacciatori a dire è meglio sparargli, però quella strega qui, arriverà un punto che di pesci non ce ne sono più e ci saranno tutti gli aironi cenerini, quindi dovremo poi a vedere cosa fare. Ecco, completiamo il panorama ricordando che alla cucina è affiancato un servizio di bar sempre aperto e che penso vi saranno delle serate musicali. Sì, 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 l'abbiamo fatto anche ieri sera e stasera e domani sera c'è il complesso che suona. E quindi c'è la gente che balla, perché giustamente c'è tanta gente che ci appassiona al ballo, quindi deve esserci il complesso, così almeno oltre a mangiare si divertono anche per un ballo, ecco. E l'ultima domanda è una domanda che riguarda il volontariato che sostiene, organizza, promuove e copre tutti i servizi di questa sacra. Sono tutti volontari, no? Sì, 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 sono tutti volontari e sono contento che quest'anno, a parte diciamo quello che è mancato, ma però ce ne sono due o tre che si sono inseriti dentro volontariamente
e sono contento, mi ha fatto piacere che sono entrati nella società a far parte, se io avete più di una mano aiutiamo anche noi. Sono contento per Valbrona e per tutti quelli che aiutano e ringrazio tutti proprio gli aiutanti di cuore. Il ringraziamento più particolare è a quelle signore e signorine che hanno partecipato, perché la buona parte non è che non vogliono partecipare, ma hanno vergogna. Quindi non è che si fa peccato partecipare a una sfilata, bisogna avere vergogna di che cosa, non lo so, però un ringraziamento particolare è proprio loro. Adesso io inizierò a chiamare una alla volta le partecipanti. Al numero uno, Danelli Adelia. Sì, un bene. Ciao, anche, Scusate, signori. Lei vuol fare lo spacchetto? Sì, lo faccio. Bravo, bravo, fatemi un bel applauso che prende coraggio.
È già un bel successo avere il coraggio di ballare in mezzo a tutto il pubblico, perché non tutti vogliono farlo perché hanno vergogna. Bravo, bravo, bravo. Forse il ritmo non basta, e le bici beviamo un po' di champagne. La barista. La barista, un bel applauso alla barista. Ora sceglierà cosa vuol ballare e ci dirà. Ma non so come cucinare il pesce. Cosa volete voi? Dai, su, che non sa niente. Sì. Ha detto che non sapeva ballare. C'è aria di festa, forse il ritmo non basta, che ne dici beviamo un po' di champagne. Classificata Rosa Ganciano, un bel applauso. Arriva il nostro sindaco per la premiazione. Seconda classificata Marisa Tornieri, prego, un bel applauso. Bravo, un bel applauso. Allora, un rombo di tamburi dalla nostra orchestra e poi dico il nome della prima. Allora, prima classificata, se non mi sbaglio è signorina, si chiama Milena. Grazie, bel applauso. Un grosso applauso ragazzi, dai. Bel applauso. Merita. Guarda, non mi è mai capitato di intervistare qualcuno mentre sto ballando. Allora Bruno. Sì. Ma quello che ballerina. Hai scelto bene, eh? Sì. La ballerina non è il massimo però. Non è capace di ballare. Come non è il massimo. Non sono capace di ballare. Ma anche Bruno le mie tambone. No, lui sì, dai. Senti, ma mi hanno detto rifà l'intervista mentre balla perché è più bello. Già. Sei d'accordo? D'accordo. È più vecchio.
No, è più bello. Però come presentatore? No, l'intervista, mica il ballerino. Come presentatore è Doc. È Doc. Sì, allora siamo pronti per l'anno 21. Va bene, va benissimo, assicurato per l'anno prossimo. D'accordo. È stato sindaco di Valbrona per 15 anni, dal 1980 al 1995. In precedenza è stato anche assessore con il compianto sindaco Carlo Lercari. Parliamo di Miro Pina, che è qui davanti al nostro microfono di TVS e alla quale rivolgiamo una domanda perché è anche un appassionato pescatore. Come mai pescatore? Pescatore per l'amicizia, abbiamo fatto la compagnia e in compagnia andiamo a pescare, ma andiamo a pescare, a me vado solo quando ci sono le gare, faccio qualche gara però sono scarso, pesci ne pesco pochi. Gare di che tipo? Quando si va nei laghetti, quindi... Laghetti artificiali di ripopolamento. Artificiali di ripopolamento, di modo che riesco a pescare qualche d'uno, perché se dovessi andare al lago o nei fiumi, zero. Ecco, Miro Pina, lei è impegnato nell'organizzazione di questa 27esima sagra della trota. In particolare mi sembra di aver visto che è impegnato nello stand della cucina. Ecco, c'è un piatto gastronomico di particolare rilevanza per coloro che in questi tre giorni frequenteranno qui gli stand in località Maisano di Valbrona. Porca, abbiamo quello in carpione, abbiamo la trota in carpione e abbiamo le alborelle in carpione. È uno dei piatti tradizionali della zona, ma veramente quest'anno è venuto proprio bene, buono, buonissimo. Anzi, io inviterei chi lo vuole assaggiare di approfittarne. Questo l'ha fatto la signora Bruna, la moglie dell'attuale sindaco, ci ha impiegato un po' di sere, ma ha fatto veramente un piatto eccezionale. Sono tutti volontari anche in cucina, come negli altri settori e servizi di questa sagra della trota? Sì, sì, tutti volontari, ce ne sono. Tutto il più beviamo qualche bicchiere di vino mentre stiamo lavorando, ecco. La nostra paga è quella. Ecco, è un'iniziativa che dura da 27 anni, è la 27esima edizione, lo abbiamo detto più volte, quindi vuol dire che ha un consenso e un sostegno popolare alle spalle, cioè la gente viene a questa sagra della trota come nelle giornate precedenti, nelle settimane precedenti, ha seguito altre manifestazioni dei cacciatori e poi lei che è stato sindaco e assessore, c'è stata anche una partecipazione popolare notevole alla festa dell'anziano, hanno parlato di 170 commensali. Sì, sono delle manifestazioni che riescono bene, però bisogna dire, sono preparate bene, c'è ottima roba, però è sempre il tempo. Quando c'è delle belle giornate, comincia a far caldo, allora arrivo anche da fuori, perché è logico, quelli della pianta di erba, quando fa caldo venire a Valbrona alla sera a respirare un po' d'aria fresca, è veramente una cosa piacevole per Anche perché siamo l'ultima domanda, ricordiamo che la Valbrona scende sul versante verso il lago di Lecco. C'è un territorio comunale di Valbrona che approda proprio sulle rive dell'Ario di fronte alla sponda di Abbadia Mandello, quindi lungo la strada costiera Lecco Bellagio. È vero quello che ho detto? Sì. Sono 2 chilometri di spiaggia e arriviamo a triangolo fino al centro lago, di modo che andiamo a confine con Mandello dell'Ario sul lago. E invece da questa parte, perché anche, faccio una parentesi, anche Mandello all'Ario arrivo fino ai corni di Canzo abbiamo 3 confini, arriviamo Valbrona, è logico, i corni di Valbrona, Calzo e Valmadrera e Mandello. Anche Mandello arriva fino ai corni, dove c'è la cappellina. Mandello arriva fino alla cappellina dei corni? Dei corni, sì, a un pezzo di montagna. Noi abbiamo un pezzo di lago e Mandello ha un pezzo di montagna da questa parte. Bene, è una geografia che conosciamo oggi, o almeno in tanti conosceranno oggi. Signora Bruna, lei è qui presente e impegnata in questa 27esima sagra della trota, ma mi ha detto prima dell'intervista che non è mai andata a pesca. No, ecco. Non sono mai andata, però ho sempre aiutato i pescatori di Valbrona.
Ecco, e oggi li aiuta in modo particolare in cucina, dove la sua collaborazione è stata fondamentale per realizzare un piatto che è ritenuto tra i migliori. Sì, dunque a casa ho preparato il carpione. Quest'anno il signor Bruno ha voluto provare anche il carpione con la trotta. Normalmente si fa con l'arborella, però quest'anno hanno voluto provare con la trotta perché abbiamo provato l'altro giorno privatamente i pescatori e hanno ritenuto che la trotta era buonissima. Allora hanno preferito fare anche la trotta in carpione oltre alla... L'arborella. L'arborella, ah, era questo il termine, sì. Era l'arborella, sì, pesce... È rinomato per i carpioni e l'arborella, però noi abbiamo voluto farlo anche con la trotta e quest'anno l'abbiamo provato. Benissimo, un'ultima domanda, che andiamo oltre il pesce, però non si ferma al pesce il menù di questi giorni di sagra, ci sono anche magari gli arrosti. Gli arrosti, i salame, i formaggini della, qua di Valbrona, poi salamelle... E poi anche pesci alla griglia, alla piastra. Ecco, un'ultima cosa, sì. Formaggini di Valbrona, che specialità sono? Sono formaggini di capra, se non sbaglio, pepati benissimo e fatti riposare un po' di tempo di modo che prendano un buon sapore. E poi si servono con l'olio. E a questo punto diciamo buon appetito. Certo, grazie per l'intervista. Carlo Ceraso è un fedelissimo di Valbrona, arriva da Milano dal 1966 e sempre a Valbrona, nello stesso edificio in frazione Maisano. Ma oggi lo troviamo anche qui a questa sagra della trotta, perché? Perché io sono fedelissimo a queste feste che vengono in Valbrona, perché mi piacciono molto. Cosa ha trovato di bello in Valbrona per arrivare dal 66? Quindi sono 45 anni di fedele presenza. Guarda, io in Valbrona vado d'accordo con tutti, anche col sindaco che è appena arrivato adesso, vado d'accordo con tutti, col sindaco di prima, con tutti io vado d'accordo perché mi conoscono tutti come Carlo l'amico. Quindi... E spera di arrivare, di tornare per altri 45 anni. Io me lo auguro, perché tra 71 e arrivare a 45 sono un bel po', eh. Che i miei figli sono nati qua e ci sono i miei nipoti anche, che è lì. Faccia una ripresa con la signora lì, per favore. Che è sua moglie. Un'ultima domanda flash, cosa c'è di bello da vedere in Valbrona, la cosa migliore da vedere? Allora, la cosa migliore da vedere intanto è questo grandissimo parco allestito, fatto bene, con musica e simpatia di tutti, perché... e poi anche il centro sportivo è stata un'ottima scelta, diciamo. Poi tante passeggiate nei boschi. Tante passeggiate, io questi boschi, adesso ho un po' di anni che non li faccio, però li ho girati in largo e in lungo, sono un po' trascuratini adesso i boschi, perché... Listen to me.
al numero 1, Rosanna Casartelli. Facciamo un applauso, forza ragazzi, applauso. Dai! Col numero 3, Olga. Prego, un bel applauso. Al numero 5, Albertina. Al numero 6, Maria Turba. Al numero 7, Domi. Al numero 8, Francesca. E al numero 9, Donata. Signori, fategli un bel applauso perché non è facile partecipare. Il numero 10 non esiste. Quindi il signore ci spiace ma deve spostarsi. Grazie. 55. Giovanissima, una bambina. 55 anni, sposata, abita a Valbrona e gli chiediamo cosa fa di lavoro, io non lo so. Lavora in casa di riposo. Ah, non è facile. Bene, 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 bravo, bene. Muovete, muovete. Muovete, muovete. Muovete, muovete. Per secondo abbiamo la signora che ormai è conosciuta, signorella Irina Di Asso. Di anni, lo dice lei, gli anni? 77. Fategli un bel applauso, 77 anni. Allora, la signora Rina ci dirà cosa vuol fare, perché io so che sa fare tante cose. Niente, niente vuol fare. Niente, troppo poco. Una canzoncina e una barzelletta. Quindi... Vuole raccontare una barzelletta, dai, se vuole raccontare una barzelletta la signora... Sì, ma vuol fare anche una canzoncina, non sì, Raffaele okay, è furbetto, lui sente solo quello che vuole lui, non voleva non fargli la canzoncina. Raffaele. Va bene, allora prima gli facciamo dire la barzelletta. Allora, c'è un signore che fa il 25esimo di matrimonio, si chiamava signor Brembilla, chiede alla moglie cosa vuoi di regalo e questa gli dice voglio andare al NAI. Lui gli fa il NAI, ma sei diventata matta. E voglio andare al NAI, perché lei aveva un po' un sospetto. Lui andava al NAI sempre con lo stesso tassi. Partono con la moglie, entrano, come entrano tutte le donette. Oh signor Brembilla, stasera lo champagne io e lei. Oh signor Brembilla, oh signor Brembilla qua, signor Brembilla là. E allora la moglie gli fa... Ma come mai qui ti conoscono tutti? Sai, io quando passo di qua porto gli amici, li scarico, poi li prendo al ritorno. Vabbè, ha mangiato, ha bevuto, escono, prendono lo stesso tassi e tornano a casa. Come sono saliti in tassi? La moglie si è scaricata, parole di fuoco. Il tassista non sapeva che era moglie, stanco di sentire a litigare, si è fermato, si è girato. E gli dice, signor Brembilla, t'ho portato in giro con tante troie, ma cattiva come questa... Bella, 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 bella. Una foglia per vestito ed il resto tutta nuda. C'era Eva che sognava di mangiar la frutta cruda. Sulla pianta proibita lei l'assaggiò ed insieme con l'Adamo lei la mangiò. Uè! E quando Eva la mela mangiò si sentì venire la voglia di lasciar cadere la foglia mentre l'Adamo vicino a lei gridava felice, adesso ci sei. Uè. E facciamo un applauso, forza, bravissima. Brava la signora Rina, perché signori vi posso garantire una cosa, perché ho provato anch'io, senza musica non è facile cantare. Ma la signora Rina è una virgina. E poi il complesso lo sa più di me. Brava la signora Rina. Allora, al numero 3, la signora Olga che ci dirà quanti anni ha, dove abita
e cosa fa di lavoro, poi ci dirà cosa vuol fare. Prego. Allora, ho 56 anni, sono un'artigiana, abito Valbrona. Ecco, allora, 56 anni, artigiana, abita Valbrona. Vuol fare un ballo? No, no, niente. Niente da tu? Ne vuol fare due? Ma niente, troppo poco. Una barzelletta? No, no. Di anni? 60. 60 anni, lei di dov'è? Scusi. Abito a Visino. Ah, abita a Visino, al mio paese, abito anch'io a Visino, però è la prima volta che la vedo. Volevo chiedere cosa fa di lavoro? Adesso in pensione, ero infermiera. Ah, è un'infermiera in pensione. Lei cos'è che gli piace nella vita fare? A parlare. Gli piace ballare, quindi qui di problemi non ce ne sono. Allora, siamo arrivati alla signora Albertina che ci dirà quanti anni ha, dove abita, cosa fa di lavoro e che cosa vuol fare di bello stasera. Prego. Anche il numero delle scarpe. No, sì, 38. 38 anni. 38 anni. No. Scarpe. Quanti anni? Il numero delle scarpe 38. 68, signor, no? Sì. Un bel applauso perché è 68 anni la signora. Allora, la signora Albertina, dai, forza. Cosa fa? Vuol ballare? Sì, ma ballare da sola cosa vuol dire? Che ballo? Troviamo un compagno, Giorgio! Un compagno, un ballerino, balliamo una... La signora vuole un ballerino, c'è qualcuno, qualche ballerino che vuol ballare con lei, è permesso. Che ballo vuol ballare, signora? Coccia mi diceva di star calmo perché c'ha paura, ma io non l'ho toccata. Star calmo, non ho capito in cosa. Ma ancora non sono finita. Non ho fatto niente, mi dice di star calmo. Sono un po' timida. È timida. Allora fategli un bel applauso se è timida la signora Coccia Maria. Beh, si dice così. Allora, la signora Maria quanti anni ha? 69. 69! Un bel applauso! La signora di Cerignola, di Foggia. Di Foggia. Foggia, Foggia. Allora, la signora Maria Turba, cosa fa di lavoro? Ex dipendente. È in pensione, sì. Pensione. È dipendente, ma adesso è in pensione. Infermiera. La signora Turba ci dirà adesso cos'è che vuol fare, cos'è che vuol fare? Un pezzetto di Marina, canto, vediamo come mi viene. Ah. Marina, 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 ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 Marina, no, no, no. La signora Domi è
di Longone al Segrino, di anni 53. Sì. Numero di telefono? No, numero di telefono niente. Cosa fa di lavoro? Insegnante di danza. Oh, porca miseria, amore viene bella! Amore viene bella per la giuria! E allora stasera ci canta una canzone. Ma perché ci farei io? Me l'hanno attaccato, perciò che nessuno mi dica niente. No, no, lo so, ha avuto un... Allora ci fa vedere un bel ballo, lei è insegnante di balli, quindi non ci sono problemi. Dica all'orchestra cosa vuole. Se posso chiamare mio marito? Se c'è, cosa vuol ballo, un Boogie. No. Il marito si chiama un attimino che lo facciamo, eh. Guardi, il marito lei, si abbiamo... chiama Gigi Centurelli. Il ballo adesso cosa va? Facciamo un rock and roll per la signora, non c'è problema. Faccio io da parte. No, non si preoccupi. Allora, la signora Francesca, che è di Miseno, la conosco bene. Sì. Deve dirci quanti anni c'ha? 58. 58 anni, professione? Commerciante. Cos'è che vuol fare il signor Francesco stasera? Vuole un rock and roll, signora. Un bel ballo? Un bel rock and roll di quelli tosti. Non so ballerino. No, ti dico una barzelletta. Allora, ti dico una barzelletta piccola, innocente, ma proprio una cosa così. Dunque, Pierino e Pierina fanno merenda. Oh. E mangiano la banana. Oh. E lei gli dice: senti, ma e gli dice, allora mangiamo la banana? Sì, va bene. La mangi tu? Sì, la mangio io. E cosa c'è dentro? Lo so già cosa c'è dentro la banana. Come mi è venuta, mi è venuta. Facciamogli un applauso, dai, di incoraggiamento. No, non me la ricordavo più. Ricominci da capo, vai. Ma niente, va bene ugualmente. Bel applauso alla signora Francesca. Abbiamo per ultimo la signora Donata, sempre di Valbrona, di anni? 63. 63 anni, bel applauso. Che ha partecipato anche lei alla sfilata. La signora Donata... È vero. Che lavoro fa? Pensionata. Pensionata, quindi è fortunata, pensionata. Cos'è che vuol farci ascoltare stasera? Non mi sono preparata niente, una piccola barzelletta. Allora, anche lei una piccola barzelletta, non è un balletto, no? No. Cioè, chiamo il ballerino? No. Non ho il ballerino. Diamili! Guarda quanti ballerini ci sono. Cercasi il ballerino disperatamente, forza! No, una barzelletta. Allora, il cuoco di corte del signor Conte è bravissimo. Ogni volta che cucina assaggia sempre qualcosa prima di portarlo in tavola. Quel giorno aveva deciso di cucinare una gru.
ne assaggia un pezzettino e la trova proprio squisita. Pezzettino pezzettino, mangiato tutta la gamba. Gliela porta in tavola e il signor Conte dice: come mai questa gru ha solo una gamba? La signor Conte, lo sanno tutti, le gru hanno una gamba sola. Ma cosa dice? Impossibile. Venga con me domani mattina allo stagno che gli farò vedere che le gru hanno una gamba sola. Al mattino alle 6 vanno allo stagno e le gru sono tutte quelle che dormono con una gamba sollevata. E il signor Conte dice: è impossibile! Gridando forte, le gru lasciano giù le gambe e dice: ha visto che le gambe sono due? Ma signor Conte, lei ieri sera mica ha gridato. Forza, così la giuria mi vede bene. Nel frattempo passeranno 10 minuti almeno, le giurie faranno il verdetto, mi raccomando, pensateci bene perché non è facile. Nel frattempo, scusatemi, vorrei che il pubblico, siamo qui a ridere e scherzare, per l'amor di Dio, cosa dobbiamo fare, però vorrei un minuto di silenzio per ricordare il nostro amico defunto Frigerio Giovanni. Fatemi una cortesia, un minuto di silenzio, ma rispettiamolo, che era qui anche lui, da lassù ci vedrà. Beh, diciamo non c'è due senza tre, i cacciatori, la festa dell'anziano, oggi la sagra della trota. Sindaco di Valbrona Luigi Venere, anche pescatori oltre che cacciatori. Ma innanzitutto buongiorno a tutti, io vorrei dire che ormai sulla pesca della trota qua e sulla nostra sagra si è già detto abbastanza, penso si sia già detto tutto. Che potrei dire è di sottolineare per ciò che riguarda questa sagra, cioè consiglierei qualche specialità, ad esempio il lavarello. Il lavarello quest'anno è eccezionale, molto abbondante e molto buono, il nostro lavarello del Lavo di Como. Oltretutto anche, abbiamo anche il carpione, consiglierei anche il carpione perché è veramente molto buono. E poi le tradizionali arborelle, le arborelle che anche per quest'anno ci hanno dato fin dall'inizio qualche filo da torcere, perché è un pesce che è molto delicato e non sembra, ma tutti gli anni, cioè prima di iniziare la vendita dobbiamo predisporre bene, ma molto bene, il sistema per cui il sistema di cucina, della cucina, di come cuocerlo, perché basta un non nulla per far sì che si passi da un'arborella sempre buona ma dura, e quindi non è che sia molto appetibile, a un'arborella, la stessa arborella, però molto appetibile ma anche morbida, e dipende molto appunto dal sistema di cottura. Fortunatamente l'abbiamo indovinato abbastanza presto, cioè dopo un paio di tentativi, e adesso stiamo somministrando delle arborelle veramente buone, ecco, le consiglio a tutti. Sindaco, c'è un richiamo, c'è un fascino ancora dei giovani, dei giovanissimi verso la pesca?
Sicuramente, sicuramente, e noi come associazione pescatori ce la stiamo mettendo tutta, perché lo scopo della nostra associazione non è quello di fare la festa unicamente, sì, va bene per il turista, per tutto, ma anche quello di, anche per la sopravvivenza dell'associazione, cioè fare la festa e, tempo permettendo, se abbiamo qualcosa di utile, che anche per, da utilizzarlo per portare i giovani e avvicinarli alla pesca sportiva, perché a questo tipo di sport, che è uno sport salutare, è uno sport che non fa danno a nessuno e neanche ai pesci, perché oggi come oggi comunque la maggior parte dei pescatori che hanno la passione del pesce poi lo rimettono in acqua. Ecco, tornando ai giovani, se noi abbiamo cioè qualcosina di utile lo dedichiamo in parte anche a loro, perché lo dimostra poi anche ultimamente l'adesione dei giovani che abbiamo avuto nelle pesche sportive, anche qua al nostro laghetto, che siamo partiti da un paio d'anni fa, che erano 10, 15, non oltre, e siamo arrivati già all'ultima edizione di questo tipo di gara, al laghetto di Visino, che avevamo praticamente un'adesione di 40 partecipanti. Ecco, vuol dire che anche la nostra associazione si dà da fare in questo senso, perché i giovani vanno portati a questo tipo di attività e anche per staccarli un attimino dai computer, sebbene sia naturalmente indispensabile, da staccarli un po' dai cellulari, da staccarli anche dai videogiochi. Ecco, oltretutto vorrei dire qualcosa anche per i nostri veleggianti di Valbrona che soggiornano, cioè quando io ho sentito dire, ma sai, in Valbrona noi facciamo tante feste, ma poi dopo, ma dico ai villeggianti questo, in Valbrona noi abbiamo le montagne, abbiamo le belle passeggiate, bisogna riscoprire la montagna, bisogna riscoprire i nostri sentieri, le nostre strade agrosilvopastorali, le nostre pianure da percorrere, chi può vada in montagna, chi non può va benissimo anche la pianura, comunque camminare fa bene, passeggiare fa bene, si respira aria buona, fa bene a tutti, specialmente anche come soggiorno, come area, come altezza. Una cosa, chi non ha vinto deve accontentarsi ugualmente, un premio c'è per tutti, quindi non è che tutti possono vincere, magari l'anno prossimo non ci sono mai. Allora partiamo dalla terza classificata, la signora Maria Turba, un bel applauso. Premia il nostro sindaco. Grazie. Bene Luigi. Grazie. E la studentessa Brambilla. Bravo, bel applauso. Brava, brava. La signora Maria sarà contenta. Il marito stasera. Come lui. Secondo voi presenti, chi dovrebbe fare il primo posto? Numero 2! Non è facile indovinare, non è facile, perché anche la giuria non è, non so cosa hanno combinato a scegliere, non è facile. Comunque, passiamo, mi avvicino alla seconda, devo stare dalla sua parte. La signora Rosanna Casartelli, seconda classificata, prego, centro della pista, un bel applauso.
La prima classificata in assoluto è la signora Domi. Prego. Eccola, eccola. Siamo con Don Marco Colombo, parroco a Valbrona, Visino dal 1969, ma prete soprattutto dal 1966. E proprio in questi giorni ricordi i 45 anni della sua sacerdotale ordinazione. 42 anni parroco a Visino di Valbrona. E ieri sera è stata celebrata una messa particolare a Civenna, presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Stucchi, che è un vostro compagno di ordinazione. Ecco, in questi 40 anni è cambiata anche Valbrona, è cambiato anche Visino? Penso che c'è stato un cambio molto forte, cioè nel senso che abbiamo perso oramai antiche tradizioni, diciamo i vecchi di una volta, le famiglie di una volta, e siamo entrati, penso, in una realtà totalmente diversa, sia nel senso come famiglia e come comunità. Innanzitutto nella nostra comunità abbiamo un flusso abbastanza notevole di emigrati, sono di una, diciamo, attenzione ai nostri confronti abbastanza sociale. Certo non si riesce a amalgamarsi come vorremmo, perché c'è tutta una realtà culturale e religiosa diversa dalla nostra, però c'è un buon, diciamo così, contatto umano, soprattutto con i ragazzi che sono maggiormente aperti dai loro genitori. E nell'ambito della nostra famiglia, diciamo così, valbronese, purtroppo è entrato anche questa oramai, diciamo, abitudine di avere momenti lunghi come fidanzamento o magari anche di convivenza, e poi dopo, quando si accede a volere il matrimonio, il sacramento religioso, dopo un po' crolla tutto. Il perché proprio non lo so dire, sono esperienze nuove in cui ci troviamo in molta difficoltà, anche perché non abbiamo elementi, diciamo, da chi sta in alto sopra di noi per queste realtà, anche se il nostro ormai dimesso cardinale arcivescovo Tettamanzi ha sempre aperto su questo lato il dialogo, anzi ha stabilito anche dei gruppi che mantengono i contatti con queste persone che si dividono e quindi che vivono altre realtà di convivenza non conformi, diciamo così, all'insegnamento della Chiesa. È un problema grosso che bisognerà affrontarlo, ci vorrà del tempo, ci vorrà probabilmente anche una preparazione, direi, spirituale diversa da adesso, non superficiale ma molto responsabile, molto autentica, che viva il Vangelo proprio in quella realtà che il Signore ci segue, che è quella della croce. Cioè, bisogna affrontare davvero questa capacità di soffrire anche quando i momenti non sono conformi alla coppia, e quindi bisogna chiudere gli occhi sia dell'una che dell'altra parte. Speriamo che il Padre Eterno col suo Spirito Santo illumini un po' tutti, e in particolare anche noi come pastori, come parroci, a comprendere tutte queste situazioni. Don Marco, proprio per le ragioni che lei ha rapidamente esposto, la Chiesa fissa oggi due cammini privilegiati di attenzione: la catechesi nelle fasce dei giovanissimi e l'attenzione alle famiglie, ai matrimoni, al sacramento del matrimonio. Ecco, com'è la situazione qui in Valbrona per quanto riguarda la catechesi delle nuove generazioni? Allora, per quello che riguarda la catechesi, noi lavoriamo insieme ormai da tanti anni, perché siamo in unità pastorale. E quindi qui il plauso va a Don Virginio, che è lui che organizza il momento di incontro sia con i ragazzi come anche con i giovani e anche con le famiglie, dove si fa un pochino più fatica a entrare in questo campo di catechesi. Io penso che il lavoro da svolgere sia proprio quello di affrontare con maggior, direi, impegno, responsabilità la famiglia. Oggi va messa la famiglia al centro di tutto, altrimenti
non si riesce neanche a costruire una società che sia giusta, una società che sia portatrice, direi, di quella serenità nella vita quotidiana, già piena di tanti altri problemi, almeno nell'ambito familiare, ritornare un pochino ai tempi, non dico dei nostri nonni, però dei nostri papà, in dove c'era anche la fatica di stare insieme, sì, qualche litigata, qualche momento di tensione, poi ritornavano a volersi bene, ritornavano a dialogare con i figli, a creare davvero quell'ambiente familiare del cosiddetto fuoco familiare. Speriamo che si arrivi a questo, è una bella cosa, si spera. La speranza non deve mai morire. Ecco, allora ricordiamo che abbiamo allargato a grandi e alti orizzonti la conversazione, ma siamo oggi qui a questa 27esima edizione della Sagra della Trota promossa dai pescatori di Valbrona. E allora le posso chiedere se lei è un cacciatore, un pescatore, se è entrambe le cose o se è per una sola. Ero entrambe le cose, però più come cacciatore. Però oramai sono ridotto alla, diciamo, vita sedentaria quasi, proprio perché oramai sono vicino al pensionamento, ma anche perché le energie non sono quelle più di 30 anni fa, quando sono venuto in Valbrona, dove magari ho dimostrato essere un po' scavezzacollo, perché col motocross ne ho fatte un po' di tutti i colori, quindi era forse l'unica persona che era in grado di salire fino ai corni, proprio sotto all'inizio del cocuzzolo dei corni, in mezzo a sassi e non sassi, cadendo quando non c'era ancora il telefonino, quindi con la possibilità di rimanere su magari anche bello e secco sui corni. Ma questo non è mai avvenuto, gli angeli custodi ci sono. Questo non è mai avvenuto, se non magari qualche strappo di pantaloni, qualche caviglia un po' gonfia, qualche battuta magari alle braccia o alla schiena, ma sai che il Padre Eterno mi ha sempre protetto. Comunque sono stati anni veramente belli, ma ancora adesso, perché c'è questo contatto davvero di rispetto, ma di grande aiuto vicendevole, soprattutto con questo gruppo che è sempre stato un gruppo molto unito e molto, direi, disponibile ad aiutare, a sostenere, a vivere questi incontri che creano poi amicizie, che creano anche un certo dialogo, anche con chi non vive qui giorno e notte a Valbrona, ma è di passaggio, villeggianti che oramai però sono pochi anche questi, cambia tutto e cambia anche la Valbrona. Sono solo sogno all'orizzonte, mancano le parole. Se lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu con me. Su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, vivrò con te. Lo so, no, no, non esistono più.
partirò.